vedono meglio, dai. Okay, ah, dai. Ti vedono meglio. Vai, vai, a me meglio e me vedono. Vai Massimo. Vado io, Nico. Vai, vai, sì, scusa. Allora ci stanno tre donne che stanno a parlare fra di loro. Ah, oh, che c'è? Vedo fa una confidenza. Che è successo? Io c'ho mio marito, beh, c'ho mio marito che ce l'ha a forma di banana. Risponde la seconda, beh, capirai. Mio marito ce l'ha a forma di zucchina. Risponde la terza, mio marito ce l'ha a forma di cipolla. A forma di cipolla. E com'è di cipolla? Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere. Vado io. Un giovanotto di 95 anni va dal dottore e dice: dottore, ma com'è che quando io cerco di fare l'amore con mia moglie sento tutti i fischi, tutti i fischi? Dice: beh, a 95 anni che cazzo vuoi, applausi. C'è una donna che va dal dottore: dottore, dottore, voglio che trasformi mio marito in un toro. Bene, si spogli, iniziamo dalle corna. Dalle corna. Allora c'è sta una signora che sta a mettere i corna al marito dentro casa. A un certo punto ritorna il marito all'improvviso: porca puttana, mio marito! E quello fa: e quando vado? Nascondete dentro l'armadio. Questo si nasconde dentro l'armadio. Rientra il marito, te la trova tutta nuda. E beh, ma dove vieni a lavorare? Eh sì, amore, mi sono andato a barbare a prendermi il caffè, mi sono sporcata, vedi? E te vedo, sei tutta nuda. Ma amore, mi sono sporcata, che tu fa? Vabbè, senti, ti ho comprato quel vestito ieri, quello rosso, ho pagato un sacco di soldi. Ti metti quello, la piazza dentro l'armadio. No, 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 fermo! Che c'è? No, no, mi metto questo bianco, sta sulla sedia. No, ti metti quello rosso, ti ho comprato ieri, 300 euro ho pagato. No, 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 oh, ti metti quello rosso. Apri l'armadio e ci trova questo. E te chi sei? Veramente, io sono il falegname. Ah, mi ha chiamato sua moglie e mi ha detto che questo armadio è pieno di armi. Ah, è pieno di armi. E che ci fai tutto nudo? Ammazza come mangiano, li mortacci loro! Fruttarolo, quanti fai i kiwi? Dice 3 euro al chilo. E i cachi? Fra 3 ore. C'è un bambino che torna a casa tutto affranto, piangendo alla mamma: mamma, mamma, che c'è oggi? Che c'è? La maestra non mi si fila mai. Ai miei compagni chiama tutti Giovannino, Michelino, Giuseppino, Lucianino. A me non mi diceva niente, mamma. Ma non so che dirti, Pompeo. E per forza lui chiamava. Cesariva dopo un po', ma Cesariva. A proposito dei ragazzini, c'è una ragazzina che cammina sulla spiaggia col padre. Papà, papà, che c'è amore? Papà, papà, fermati, che c'è amore? Papà, che mo compri pure a me un materassino a forma di bagnino? Che? Un materassino a forma di bagnino? Ma amore di papà, ma mica esistono i materassini a forma di bagnino? Sì, sì, papà, papà, esistono. Mamma ne sta gonfia uno dietro lo scoglio. Dice: come ti chiami? Mi chiamo Domenico. Dice: ma che Zagagli? Dice: no, mio padre zagagliava. Quel fio della mignotta da anagrafe che ha scritto come gli ha detto mio padre. Pronto, pronto, signora! Corra all'ospedale! Suo marito ha avuto un incidente grave! Lei arriva all'ospedale. Signora, purtroppo vi devo dare una brutta notizia. Suo marito è deceduto, venga a riconoscere la salma. Entra all'obitorio, trova questa salma coperta dal lenzuolo bianco, scoprono il lenzuolo e si accorge che questa salma c'ha una sveglia. Ma questo non è mio marito, anzi, non è nemmeno questo quartiere. Li conosci da tutti. A proposito della signora che era morta, il marito stava da sola, la signora si lascia col marito, pure questa rimane da sola. E ti ha detto al negozio dai maggi: senta, io mi sono lasciata con mio marito, non voglio più uomini dentro casa, ne voglio più vede, cerco un animale da compagnia. Però io lo dico subito, non voglio né cani, né gatti e né animali che le piume. Ah signor, c'è una cosa che fa per lei. Che c'è? Sto rospo. Che schifo. Ah signor, se via a casa sto rospo. Questo sta zitto, non parla, ma si accoppia meglio di no. Che schifo. Signor, se porti a casa sto rospo, si accoppia meglio di no. E sta zitto. Insomma, che stavo convinto, se lo porta a casa sto rospo. A sera cena da sola, si lava, va a letto, si mette a letto, si spoglia, via sto rospo, si mette in mezzo alle gambe, sto rospo, fermo, oh, ma che fa, si muove, oh, sto rospo se la guardava, oh, ma che fa, non vedi questo, mi ha rubato i soldi, io lo sapevo io, mi ha rubato i soldi, il giorno dopo chiama al negozio, senta, lei mi ha rubato i soldi, ma chi è, io sono quella signora che è venuta ieri, nel rospo, e beh,
Lei mi ha detto che si accoppa meglio dell'uomo, ma questo è rimasto fermo tutta la sera. Non è possibile, signor. Sì, è rimasto fermo. Ma vengo io, questo chiude il negozio, va su casa. Ma signor, dove sta sto rospo? Eccolo qua. Quella via rospo, venga con me. Ma dove? Venga con me, andiamo a camaretto. Ma lei è pazzo, ma io mi vergogno. Venga con me, signora, venga a camaretto. Questa va a camaretto. Si spogli. Ma io, si spogli. Questa fa spogliare tutta nuda. Via rospo, lo mette sul comodino. Se lo guarda gli fa, ah, questa è l'ultima volta che ti faccio vedere come si fa, eh. Entra dal fornaro, dice, mi fa un panino per cortesia? Subito, signore, spacco il culetto. Dammi la pizza, bello. Allora, le barzellette di solito hanno sempre uno sfondo così, doppio senso. Questa è una di quelle barzellette pulite che potete raccontare anche domani al parroco. Io l'ho raccontata al vicario del vescovo di Albano e ancora sta lì che ride. Allora, c'è un tale che va in vacanza in Terra Santa a vedere questi luoghi sacri, Gerusalemme, Betlemme, il Sinai, eccetera, eccetera, con la moglie, e immancabilmente si porta la socera. Che succede? La suocera muore, devono fare i funerali e lui si informa e allora gli dicono, che facciamo? I funerali li facciamo qui o rimandiamo la salma a Roma? E lui chiede, che differenza c'è? Beh, la differenza è il costo, se facciamo qui costa 100 euro, se rimandiamo la salma a Roma costa 10.000 euro. Lui ci pensa un attimo, rimandiamo la salma a Roma, che qui 2.000 anni fa è morta una persona e dopo 3 giorni è risuscitata. Allora c'è sta una ragazzina, mamma, mamma, che c'è? Mamma, io non so come dirtelo, che c'è amore? Mamma, io stamattina ho visto papà, sì, ho visto papà che metteva una mano sotto la corna della cameriera, zitta, bella di mamma, domani questa volta buona che tuo padre lo cacciamo via da casa, domani è il matrimonio, lo dimo a tutti. Giornalo vanno al matrimonio, una bella tavolata come questa di stasera qua. Signori, un attimo d'attenzione. La gente, che è successo? Amore, vieni un po' qua. Sì, mamma, arriva questa ragazzina. Racconta un po' a mamma quello che è successo ieri. Niente, mamma, io ieri ho visto papà. E il padre sa, guarda, che ha visto? Ho visto papà che metteva la mano sotto la corna della cameriera. Porca puttana, se ne è accorta la ragazzina. E poi la cameriera, papà gli ha preso in mano. Mamma, come si chiama qualcosa che ti mette in mano al postino la mattina? Dove sei stato? Dice, sono stato a farsi affari. Dice, infatti è un po' che te vedo, ma com'è nata? Dice, è bellissima, è un'esperienza bellissima, veramente quando puoi, se potrai vacci, perché è bellissima. Solo un giorno, una paura. Dice, che è successo? Dice, niente, stavamo lì in mezzo alla savana. A un certo punto da dietro la fratta esce del leone a Dice, ma che me coglioni, ma che sta Dio? Il leone quando esce ruggisce. Lo so, quando esce de muso. Allora facciamo le ultime tre, poi si riprende con le canzoni, eh. Allora c'è una famiglia, ma faccio io l'ultimo e poi voi l'ultima. Che se la passa male, lui si chiama Giovanni e lei Assunta. Assunti, qui siete mutati da fare di più, perché non riusciamo più a levare alla fine del mese, c'è da pagare il gas, la luce, il telefono, la rata della macchina, il mutuo. La convince a fare, insomma, il mestiere più antico del mondo. L'accompagna sul ciglio della strada, lui si nasconde dietro un cespuglio, passa la macchina, si ferma, apre il finestrino. Scusi, quanto si prende? A Giuma, che gli dico? Digli che ti pigli 30 euro. Guardi, mi prendo 30 euro. 30 euro, ma io ho solo 5 euro. A Giuma, questo è un poraccio, c'ha 5 euro, mo? Dì che per 5 euro glielo puoi solo vedere. Guarda, io per 5 euro glielo posso solo vedere. Questo tira fuori una sventola. Aggiua! Ce l'hai 25 euro da prestargli? Ah, in farmacia entra sto giovanotto e dice, dottore, io vorrei una confezione profilattici perché la mia ragazza non vuole rapporti senza di quello. Dice, fate bene, prendi questi che sono garantiti. Dottor, mi raccomando, io stasera devo vedere, se no quella mi manda in bianco. Prendi questi che sono garantiti, proprio i migliori. Tutto contento, via sti cosi, va a casa. La sera dopo una cenetta, tutto così, vanno in intimità, apre sta confezione, erano tutti rotti, tutti bucati, tutti cose. Lei ha visto così, dice, ciao amore, ci vediamo domani. E lui tutto un cavolato, signora mia, tutta la notte, sto fio di qua, sto fio di là.
Insomma, la mattina tutto incavolato va davanti alla farmacia e voleva menare il farmacista, ma la trova chiusa perché era ancora presto. Quindi tutto incavolato dice: mo che gli posso fare? Pia una bomboletta di vernice, comincia a scrivere sulla seranda 999: non comprate i profilattici in questa farmacia perché sono tutti bucati, punto. Mentre metteva il punto passa al vecchietto e scrive: c'è pure che si pieghino. Vai Massimo, l'ultimo tu, poi riprendiamo le canzoni. Allora ci stanno due conventi, uno dei suore e uno dei frati che stanno attaccati. A un certo punto queste suore il pomeriggio si mettono a giocare con pallone, va a finire il pallone dall'altra parte del muro. La suora: sorelle, sorelle, vado io. Passa da una porticina, va a pigliare il pallone, mentre che prende il pallone ti trova un frate tutto nudo che stava a piazzone. Oddio, oddio signore mio, oddio. Mentre che, ma fra Pasquale, ma cosa sta facendo lei? Sorella, sto prendendo il sole. Ma lei è tutto nudo? Dice sì, ma... che cos'è quella cosa là che c'ha in mezzo le gambe? Sorella, questo è un fiore di campo, sorella, questo più lo bagna e più cresce. Oddio, scappa dall'altra parte. Sorelle mie, quelle che non ho visto, che è successo? Sono andata a prendere il pallone dall'altra parte, ho trovato fra Pasquale tutto nudo. Gli ho domandato che cos'era quella cosa che c'è in mezzo le gambe, sapete che mi ha risposto? Che ti ha risposto, sorella? Mi ha detto che era un fiore di campo, che più lo bagnavo e più cresceva. Risponde un'altra suora: pensa quanto è bugiardo fra Pasquale. A me l'altro giorno mi ha detto che era una trombetta, ma ha fatta suonare per mezz'ora. Allora chiudiamo lo spazio del barzetto, un applauso, è grande, bravi. Ciao.